avanti di qualifica alle corse, Panama DVM, Poseidon e Cap, Melandri Chivo, Nirvana DVM, tempo a disposizione 204 ritti per un ragguaglio di 17,5 o migliore al chilometro. Melandri Chivo per il comando, Melandri Chivo avanti a Nirvana DVM, terza posizione Poseidon e Cap che però sbaglia, così in terza Panama DVM. Entrando in piegata, Melandri Chivo continua all'avanguardia, in seconda posizione Nirvana DVM, 13,9 per il lancio, con Melandri Chivo avanti a Nirvana DVM, più indietro Panama DVM, lontano Poseidone Cap. Così al completamento della piegata, il quarto iniziale in 28,8, all'avanguardia Melandri Chivo, in seconda posizione Nirvana DVM, più indietro Panama DVM, staccato Poseidone Cap. Tempo massimo 2,04 netti. I 600 completati in 44,2. Seconda posizione rimane Nirvana DVM. In terza sempre Panama DVM, avanti a Poseidone Cap. Così quattro cavalli in fila indiana, paletto di metà corsa, 1,001 per arrivare agli 800 con 31,3. Di secondo quarto alla media di 15,1 l'andatura imposta da Marino Lovera al sediolo di Melandri Chivo, in seconda posizione ancora Nirvana DVM, il giro si completa in 15,1, seconda posizione ora recupera Poseidone Cap avanti a Panama DVM, in coda Nirvana DVM, intanto i 1200 si completano in 1,29,8, 29,7 il terzo quarto, con Melandri Chivo avanti a Poseidone Cap, Panama DVM e Nirvana DVM, ingresso in dirittura, i 1400 completati in 1,44,7, fa passerella Melandri Chivo per la sua prova di riqualifica, suo inseguimento Poseidone Cap, gli ultimi metri per Melandri Chivo, che completa in 1,59,8 davanti a Poseidone Cap, Panama DVM e Nirvana DVM, difficilmente riqualificati, visto che il tempo massimo era di 2,04 e con 1,59,8 il ragguaglio di 14,9 si riqualifica sicuramente.